Al Festival di Cannes, protagonista di molti film, è la realtà virtuale. L'inviato Gianni Gaspari. Allacciate le cinture. I viaggi paralleli proposti dal Festival di Cannes non sono tranquillizzanti. In L'Otro Mondo, una ragazza fa precipitare un suo corteggiatore in un pericolosissimo gioco di ruolo. In Chat Room del giapponese Nakata, il regista di The Ring, un adolescente riunisce nella sua stanza virtuale coetanei fragili per poterli raggirare. Anche in Kaboom di Greg Araki c'è un uso ossessivo e manipolatorio della rete. E in You Are There, un campione di videogiochi, durante un viaggio assiste a un incidente mortale del tutto simile a quelli che lui mette in scena nel suo schermo. Insomma, internet o infernet? Gli autori di questi film, peraltro quasi tutti giovani, parlano di derive che possono essere insidiose, soprattutto per i più vulnerabili. Lo fanno a volte con un intento troppo moralistico e vedendo solo la bottiglia mezza vuota. E tuttavia il quadro che presentano, con ragazzi problematici che diventano sicuri di sé solo davanti a un computer, fra genitori assenti o indifferenti, procura qualche inquietudine. Non sempre l'alter ego virtuale è migliore di quello reale.